Non mi resta altro che passare la parola a Giordano Bruno Guerri, ringraziandolo ancora per la sua presenza e grazie a tutti voi. Come vuoi? Beh, io vi ringrazio sul serio per essere così numerosi, non mi sarei mai aspettato tante persone un pomeriggio di ottobre a sentir parlare di bottai. Questa forse è una prova che l'attuale amministrazione fa molto bene a puntare sulla cultura a Cremona, perché evidentemente c'è risposta. Fra l'altro è una città bellissima. Io sono fiero che sia entrata così entusiasticamente in Garda Musei e che abbia realizzato questa mostra, perché ci voleva un po' di coraggio. Sono cose che scomode, c'è sempre il pericolo di essere rimproverati, di voler suscitare il fascismo, di scoprirne le bellezze e poi le ricadute sugli incolti, timori, di rinascite, di chissà quali nostalgie. In realtà, abbiamo visto, mi sembra, Rodolfo mi conferma che non ci sono state braccia alzate né versacci di fronte a quei quadri. Questo mi fa ben sperare per il futuro, il presente di questo paese, perché la storia va conosciuta. La storia serve a questo. È famosa maestra di vita, sì, ma se insegna in una classe dove nessuno la ascolta, non insegna un bel niente. E invece la conoscenza del proprio passato è indispensabile per capire il proprio presente e cercare di sviluppare il futuro. Quindi complimenti veramente all'amministrazione di Cremona. Io spero di portare questa mostra l'anno prossimo a Salò con qualche variante in modo da continuare questa operazione culturale e per continuare il gioco di squadra. Adesso però sono qui a parlarvi di Bottai. Bottai, io vi leggerò questa mia relazione. No, detesto leggere, questo è il testo che ho scritto per il catalogo, che è la sintesi di molti anni di lavoro. L'ho portato perché c'è qualche passaggio che invece voglio davvero leggere, però partiamo da oggi. Partiamo dalla Repubblica, quotidiano della Repubblica del 3 ottobre, quindi recentissimo. Conoscete la rubrica di lettere di Corrado Augias che risponde ogni giorno a un lettore. Allora, il 3 ottobre gli ha scritto il signor Bruno Ferrarotti di Trino Vercellese, il quale dice: "Vorrei ricordare le parole che Giuseppe Bottai, ministro fascista dell'Educazione Nazionale, scrisse nell'aprile del 44 al figlio per spiegargli la sua esperienza e il modo in cui egli ed altri avevano avuto nel ventennio posizioni di rilievo e come l'avevano vissuta." E qui c'è la frase di Bottai al figlio: "Noi fummo tratti a fidare soprattutto in noi, il che vuol dire sulla nostra volontà, che ci fece ritenere illimitata la nostra potenza creatrice, più che sulla nostra coscienza che ne avrebbe mostrato i limiti. E sdegnosi di quella formula dei padri, secondo la quale la politica è l'arte del possibile, operammo come se la politica fosse l'arte dell'impossibile, del meraviglioso, del miracoloso. Da ciò la tragica sproporzione fra i disegni e le reali possibilità che ci ha portato a questo collasso spaventoso." Ora, è evidente che il lettore e anche Augias prendono questo spunto per criticare l'attuale governo, facendo un'identificazione. A noi questo in questo momento non ci interessa. Ci interessa invece la risposta di Augias, che dice, non ve la leggo tutta:
Lessi anni fa questa lettera bella e disperata in appendice ai diari di Buttai curati da Giordano Bruno Guerri. Buttai fu un uomo inquieto, intelligente, contraddittorio, seguace dei futuristi, volontario della Grande Guerra. A 27 anni partecipa alla marcia su Roma, a 28 fonda e dirige la rivista Critica Fascista, dal 1935 è governatore di Roma, partecipa alla campagna d'Africa e al rientro viene nominato ministro dell'educazione nazionale. Così abbiamo già un quadro dell'attività di Buttai. Cito questi sommari dati biografici per rendere la febbrile vivacità intellettuale di Buttai, in grado di attrarre anche le migliori intelligenze dell'opposizione che il Duce teneva in galera e mandava in esilio. Da ministro fa presupporre delle leggi, eccetera, eccetera, e via una sequela di lodi verso l'attività di Buttai. Allora, a me è venuto in mente che un articolo così su un giornale apertamente di sinistra 42 anni fa non sarebbe stato possibile. Perché dico proprio 42 anni fa? Potrei dire anche 20, 30 o 50. Dico 42 anni fa perché 42 anni fa uscì il mio primo libro, che era appunto su Giuseppe Buttai ed era la mia tesi di laurea. La genesi di questo libro è abbastanza interessante, non vi racconto per raccontarvi delle cose personali, facciamo due chiacchiere naturalmente, cercando di essere lievi. Però è interessante. Perché intanto io feci questa tesi di laurea? Perché prima di tutto amavo la storia. E poi era l'inizio degli anni 70, all'epoca in cui si diceva fascista a qualcuno anche se attraversava fuori dalle strisce. Cioè era l'insulto prediletto e svilente per qualsiasi categoria di persone. Non c'era nessun atteggiamento realmente storiografico sul fascismo, c'era un giudizio a prioristico, tutto negativo, tutto sbagliato. Io che amavo la storia, lessi un libro di Paolo Monelli, allora molto diffuso, che si chiamava Mussolini piccolo borghese, da dove veniva fuori un regime ridicolo, grottesco, che fece solo errori, e tuttavia non si capiva perché gli italiani lo avessero sopportato per 20 anni, visto che non c'erano state stragi o altre cose. Cioè era un'interpretazione del fascismo come ha trionfato subito dopo la guerra, la giusta condanna della Repubblica nata dalla Resistenza per un regime, questo ci tengo a sottolinearlo per chiarire subito la mia posizione, un regime inaccettabile, perché la grande colpa del fascismo, si dice normalmente le guerre, le leggi razziali, tutte cose gravissime, ma prima ancora la grande colpa del fascismo fu di avere privato della libertà un intero popolo per più di 20 anni, un popolo e quindi i suoi individui, i cittadini. Tuttavia, con la mente sgombra che hanno i ragazzi, io dissi, ma questo discorso qui non mi torna, c'è qualcosa che non va. Cominciai a approfondire. C'erano molti libri su Farinacci, era appena uscito quello di Ugoberto Alfasio Grimaldi, su Starace, eccetera. E invece c'era questa figura interessantissima di Giuseppe Buttai, che man mano scoprì aveva fatto tante cose buone, sul quale non c'era niente, nessuno ne parlava. Buttai era un uomo coltissimo, intelligentissimo, un politico onesto che ha fatto un sacco di cose. E poi ho capito che non se ne parlava proprio per questo motivo. Si poteva parlare bene
di un fascista. Decisi di fare la mia tesi su di lui. Fui fortunato, il professore me la fece fare e riuscì ad arrivare alla famiglia Gottai. C'erano i tre figli ancora vivi, la moglie ancora viva. E potetti studiare nella casa di Bottai, dove lui aveva vissuto quasi tutta la vita, per tutto il regime, in via Mangili a Roma, vicino allo zoo, e vedere le sue carte, questa casa molto suggestiva, piena di quadri bellissimi, completamente diversi da quelli che vedete in mostra. Bottai era un appassionato di quella pittura che Farinacci definiva arte degenerata, cioè De Pisis, Scipione, c'era un cardinale di Scipione di una bellezza indicibile, Guttuso, tante opere che io non escludo un giorno di riuscire a portare a Cremona come seguito di questa mostra. Ne stiamo parlando, non è facile, ma chissà. E finì il libro, 110 lode, bacio accademico, eccetera, e lo mandai a Feltrinelli. Questo dovrebbe dimostrare che io non sono esattamente di destra, non lo sono adesso, non lo ero tantomeno allora. Feltrinelli nel 76 pubblicava i diari di Che Guevara, i manuali su come fare le bottiglie Molotov, la guerriglia urbana, era proprio l'estrema sinistra. C'era un editore molto intelligente, si chiamava Braga, poi è morto, che capì il libro, capì la sua importanza, perché l'importanza del libro qual era? Era che appunto dimostrava non solo che c'era stata una cultura fascista, cosa che veniva completamente ignorata, attenzione, ma che c'erano stati anche dei fascisti bravi, che sapevano quello che facevano. Quindi in quell'epoca lì una sorta di bestemmia. Era l'anno, il 76, in cui uscì anche il libro in cui Renzo De Felice dimostrava che c'era stato il consenso, il famoso consenso degli italiani al fascismo. Quindi mentre De Felice tirava questa enorme bordata che ha cambiato l'interpretazione di quel periodo, io ne tiravo un'altra più modesta ma più mirata per dire che era esistita una cultura fascista e dei fascisti non proprio disprezzabili. Brega, il direttore editoriale della Feltrinelli, mi fece una cosa personale che io ricordo sempre perché, a parte la nascita dei miei figli, è l'emozione più grossa della mia vita. Voi pensate, un ragazzo appena laureato che viene convocato dal direttore editoriale di una grande casa editrice e si fa trovare col dattilo scritto davanti. Ne parliamo per quasi un'ora del libro e poi, quando io credo che tutto sia finito, lui mi dice: "Senta, avrei preparato questo contrattino". Contrattino. Mi pubblicava il libro. Ricordo che corsi da via Andegari, dove era Feltrinelli, fino a Piazzale Accursio, dalla gioia. L'unica cosa che Brega mi pregò di cambiare era il titolo. Il titolo che avevo dato era Giuseppe Bottai, fascista. Mi disse: "Sa, fascista". Perché, visto che lui dirigeva Critica Fascista, non chiamiamo il libro Giuseppe Bottai, fascista critico, perché così dice: "Vabbè, era fascista, però era critico, salviamo un po' le apparenze". Va bene, chiamiamolo fascista critico.
E così il libro uscì. Oh, poi parentesi na parentesi. Il libro, anni dopo, è stato ristampato da Mondadori e allora, per quell'edizione, 20 anni dopo, tolse il critico Giuseppe Bottai, fascista. 35 anni dopo, cioè 5, 6 o 7 anni fa, il libro è stato ristampato da Bompiani e ho tolto anche fascista, Giuseppe Bottai, perché ormai Bottai era una figura riconosciuta e riconoscibile immediatamente. Bastava il nome, non occorreva aggiungere niente. Questa è stata una grande vittoria. Cioè il cambiamento di un'interpretazione storiografica nell'arco di 35 anni, fa riconoscere un uomo per quello che era, con pregi e difetti, senza aggettivi. Ma la vittoria ancora più grande è questo coso di Augias. 40 anni fa mi saltarono alla gola per quel libro, appunto. Mi dettero del fascista, attaccandomi una fama che i più incolti utilizzano ancora, pensando che io lo sia, non lo sono affatto. Io ho sempre votato radicale, come faccio ad essere fascista? Io sono un libertario, liberista, liberale, eppure ex libertino prima del matrimonio. Perché la parola libertà va declinata per intero, non la si può prendere a pizzichi e bocconi. Fu una polemica enorme, appunto, dove nacque questa fama, poi rafforzata qualche anno dopo, quando feci la grande, con altri, la grande mostra sugli anni 30 a Milano. Ne parlavamo oggi con Rodolfo in televisione, domani c'è la nostra trasmissione, come si chiama? Punto e a capo. Punto a capo. Studio 1 alle 19:30. Se non ne avete abbastanza di questa serata, domani potete vederla. La mostra sugli anni 30 fu un evento epocale, importantissimo. Qualcuno se la ricorda, 1982 in Piazza del Duomo, non solo Piazza del Duomo, Palazzo Reale, la Galleria, il Sagrato del Duomo, sindaco era Tognoli, socialista, prima di Tangentopoli, assessore alla cultura era il cognato di Craxi, Pillitteri, socialista anche lui, quindi di sinistra. Non erano ancora al governo in Italia, e, cioè Craxi non era ancora al governo. E il fatto che facessero questa mostra immensa fu dirompente. Senza quella mostra lì, lasciami dire Rodolfo, non avremmo potuto fare questa oggi. Perché cosa successe? Era una mostra assolutamente apolitica. Il titolo però era molto vasto, diceva Anni 30. Anni 30 c'era tutto, il cinema, la moda, il design, le opere pubbliche, la politica, tutto quello che potete immaginare, pittura, scultura, architettura, eccetera. Cosa saltava fuori da questa mostra? Saltava fuori che negli anni 30 furono fatte anche delle cose belle e alcune molto belle. Oggi lo si conosce apertamente, l'architettura fascista è fra le più apprezzate del Novecento. La pittura, la narrativa ebbero grandi sviluppi, il design, la moda, non ne parliamo neanche, il cinema pure. Quindi in pratica la mostra faceva, da un punto di vista visivo, per molto pubblico, quello che Renzo De Felice e un poco anch'io avevamo fatto per un pubblico di intellettuali, cioè far vedere che, oh ragazzi, c'è poco da fare,
Non facciamo i soliti discorsi, la bonifica delle paludi pontine, i treni che arrivavano in orario, eccetera. Oggettivamente erano state fatte anche cose buone, naturalmente non perdendo mai di vista il razzismo, le guerre, la dittatura e così via. Quindi la mostra contribuì molto a cambiare la percezione di quegli anni. Ma fu una cosa durissima, c'erano ogni giorno manifestazioni dell'ANPI, ogni giorno proteste e soprattutto c'era la convinzione, non so se reale o apparente o fittizia, che quella mostra lì avrebbe provocato una rinascita del fascismo. Beh, alle elezioni di 2 anni dopo il movimento sociale ebbe un crollo. Le due cose non sono minimamente legate. Voglio dire, se qualcuno di Casa Pound andrà a vedere questa mostra qua sopra e poi il giorno dopo farà una manifestazione, le due cose non sono minimamente legate. Una cosa è la conoscenza storica, altra cosa è fanatismo o le opinioni politiche. Quindi, che voglio dirvi con tutto questo? Il lavoro storico serve, come no, serve a cambiare la percezione delle cose, a conoscere il nostro passato e un popolo è come gli individui. Se non conosce, non sa da dove viene, non conosce le proprie origini, i propri genitori, i propri nonni, il contesto in cui è nato, è perduto, perché la conoscenza del passato è indispensabile per la vita di tutti, degli individui come dei popoli. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Bottai era appunto un uomo piuttosto particolare, romano, figlio di un vinaio, quindi di gente semplicissima, innamorato della moglie che era una sua compagna di liceo, quella signora che io ho conosciuto, sono stati insieme tutta la vita, padre e sposo esemplare, ha fatto la guerra, è diventato un poeta futurista, poi ha lasciato il futurismo, si è dedicato alla politica, ha condotto una colonna per la marcia su Roma, ma subito dopo, quando il regime ha conquistato il potere e si è trasformato in regime, lui è diventato appunto un fascista critico. Secondo me, ve la dico grossa, ma serve a capire, Bottai è stato l'unico fascista che ci sia stato in Italia durante il regime fascista, perché tutti gli altri erano mussoliniani, credevano in Mussolini. Mussolini ebbe questa straordinaria capacità di portare la politica a essere una fede. Ricordate i motti? Credere, obbedire, combattere. È un motto religioso. Credere, obbedire, combattere. O quest'altro, il duce ha sempre ragione. Duce ha sempre ragione, è una parola divina. Quindi c'era questa esaltazione per Mussolini. Pochissimi conoscevano la genesi intellettuale del fascismo, che risale addirittura alla Rivoluzione francese. È durante la Rivoluzione francese che nasce il primo accenno di politica come fede. E pochissimi sapevano come il regime avrebbe potuto costruirsi secondo un piano organico, economico,
culturale, sociale, e dove voleva andare. Ecco, questo era Bottai. Bottai era talmente fascista che capiva tutto questo e quindi si mise a criticare quello che veniva fatto. La sua rivista Critica Fascista prima e poi l'altra ancora più importante Primato, dedicata specificamente alla cultura, erano riviste di critica al regime, da dentro al regime. E a proposito di arte, siamo qui a parlare di questo. Rodolfo, tu mi darai i tempi, vero? Perché se no io non riesco più ad arrestarmi. Vi leggo, promesso che leggevo, fra il 26 e il 27, quindi appena nato il regime, che nacque nel 25, 3 anni dopo la marcia su Roma, Critica Fascista condusse un'inchiesta sul tema che cosa può fare lo Stato per l'arte. Tirando le conclusioni, Bottai indicò la necessità che lo Stato intervenisse direttamente per favorire l'aiuto dell'arte, ma criticava come questo veniva fatto. E vi leggo un suo brano. Tutte le sedi dei fasci, dei comuni, delle associazioni e dei sindacati sono cariche di orribili aggeggi pseudo-artistici, così come tutte le manifestazioni culturali, celebrative e propagandistiche di tutti gli enti predetti si svolgono fra una densa ostentazione di materiali segni del più smaccato cattivo gusto. Decorazioni pittoriche incredibili sulle mura, busti orribili di gesso colorato ad ogni cantone, emblemi e stendardi a colori, pugno negli occhi per arazzi, fasci littori di stucco dorato che sembrano fastelli di legna da ardere, cromolitografie del duce in atteggiamenti impossibili, sciaboloni e lance di legno dipinti col nero fumo. Ecco le sedi dei fasci, dei sindacati e di molti comuni. Ci sarebbe da raccogliere materiale scenico per innumerevoli compagnie d'operetta. E poi, ad ogni cerimonia, i soliti parrucconi cascati in piedi nel fascismo sciorinano dinanzi agli occhi attoniti delle popolazioni lapidi da cimiteri di montagna, scenografie romane da cinematografi suburbani, brutti calendari, orrende copertine, tutta una ridicola cianfrusaglieria e chincaglieria con gravissimo disdoro della nostra civiltà artistica. Si criticava apertamente le sedi del partito, le sedi dei comuni, le mostre fasciste, eccetera. Il regime in realtà non era monolitico, come si chiama a credere, c'erano mille sentenze, c'era Bottai e c'era Farinacci. Questo basta a dire quanto fosse ampio lo spettro. Quest'uomo a un certo punto viene nominato ministro dell'educazione nazionale, cioè ministro della pubblica istruzione. Allora il Ministero dei Beni Culturali non esisteva, per cui Bottai in realtà si deve occupare anche dei beni culturali. E fa delle cose straordinarie, inventa la legge del 2 per 1000, tuttora in atto, per cui tutte le costruzioni nuove devono fornire una percentuale del loro costo per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, crea l'Istituto del Restauro, inventa decine di istituzioni culturali, fra cui la Quadriennale di Roma, per esempio, prende tutti gli intellettuali migliori che ci sono in giro
anche sapendo che sono comunisti di nascosto, Argan, Guttuso, Alicata e tantissimi altri, per dare respiro alla cultura fascista, certamente nell'interesse del fascismo, ma anche dell'Italia, del paese, dei suoi abitanti, perché, come avete sentito, nel brutto, nelle cose brutte, non si cresce sotto qualsiasi regime, si cresce con le cose belle, e questo era lo scopo. Poi quest'uomo ha fatto anche delle cose inaccettabili. Il suo marchio è nel 38. Pensate, a proposito dei 42 anni passati, dei tre titoli diversi, che alla fine degli anni 90 era sindaco a Roma Rutelli. Rutelli, uomo indubbiamente di sinistra. Alcuni dicono che sia stato il miglior sindaco di Roma. Rutelli a un certo punto, che è un uomo colto, decise di intitolare una strada a Bottai. Una strada a Bottai senza disturbare, davanti alla Galleria d'Arte Moderna, cioè vicino al luogo dove lui viveva e in quella galleria che aveva tanto valorizzato, che gli sembrava giusto. Ci fu un'altra polemica che non finiva più, che non vi sto a dire, ma soprattutto il rabbino di Roma si oppose furiosamente e non se ne fece nulla. Perché? Perché Bottai fu il primo ad applicare le leggi razziali. Leggi che in materia di scuola erano tremende. Applicavano quello che era la volontà del regime, cioè i ragazzi non potevano più frequentare le scuole con gli altri bambini, dovevano avere scuole proprie, gli insegnanti ebrei non potevano più insegnare nelle scuole pubbliche, i docenti universitari buttati via, e libri di autori ebrei non si potevano leggere, era una cosa terribile, veramente terribile, impensabile da un uomo così intelligente, così colto e che soprattutto non era razzista. Non ci sono prove che fosse razzista. Io mi sono dato una spiegazione, questo è stato un grosso problema da interpretare. Ho studiato anche con storici israeliani. Le spiegazioni sono sostanzialmente due. Una è generale, cioè il razzismo, in particolare l'anti-ebraismo, prima della Seconda Guerra Mondiale, e prima che si scoprisse la Shoah, quello che aveva fatto Hitler, quelle cose orrende, inimmaginabili, dei campi di concentramento, il razzismo non veniva vissuto così drammaticamente. Soprattutto questa diffidenza verso gli ebrei. Da secoli la Chiesa Cattolica infieriva contro gli ebrei. Voglio dire, i ghetti per gli ebrei, chi li ha inventati? I papi a Roma li hanno chiusi nei ghetti. Non solo, li costringevano a portare un cappello giallo, non la stella gialla nazista, un cappello giallo addirittura. Fino all'Ottocento avanzato, a Roma, in Vaticano, ogni anno si svolgeva un rito che tutti trovavano molto divertente, per cui il Papa dava pubblicamente un calcio nel sedere a un ebreo. Non basta, li avevano costretti a fare mestieri
umilianti e degradanti, in modo che venissero disprezzati, cioè o lo stracciarolo o l'usuraio, per cui hanno ingigantito questa fama tremenda. E la rivista più intellettuale del cattolicesimo, cioè la Civiltà Cattolica dei Gesuiti, in ogni numero dall'Ottocento in poi picchiava contro gli ebrei, tant'è vero che Farinacci, il nostro Farinacci, alla proclamazione delle leggi razziali disse: vabbè, che vi stupite, è la Chiesa che ci ha insegnato ad essere antisemiti. Questa è un inquadramento generale per dire che allora anche a un non fascista sembrava meno grave una sorta di discriminazione. Ma il vero motivo, secondo me, è assurdo e non giustifica affatto Bottaglia, attenzione, non lo giustifica affatto, però lo spiega. Lui era un uomo efficiente, arrivava la mattina, tutte le mattine alle 8 in ufficio, e voleva che gli impiegati fossero già lì, e soprattutto, cosa inimmaginabile in un ministero a Roma già allora, voleva che tutti lavorassero, pensate. E allora che accade? Le leggi razziali furono promulgate alla fine di agosto, le scuole si aprivano in ottobre, lui le applicò immediatamente per efficienza, anche per deficienza, diciamo, ma deficienza efficiente. Fu la macchia che gli rimane e gli rimarrà per sempre, di cui poi lui si è molto dispiaciuto, lui aveva amici ebrei, ha continuato ad averne, ma la cosa che più gli ha bruciato è stato non essere riuscito a opporsi alla degenerazione del regime, che lui capiva giorno dopo giorno, per 20 anni. Lui a un certo punto ha scritto questa frase bellissima: Mussolini è come una centrale elettrica che accende una sola lampadina. Cioè, come gli altri fascisti, gli altri gerarchi, aveva una grande ammirazione per Mussolini, la sua capacità demiurgica di suscitare energie collettive. E però queste energie collettive finivano in niente, finivano nelle parate, non in un sistema veramente organico. Bottai non ebbe, come tutti gli altri, la forza di opporsi. La trovò il 25 luglio del 43. L'ordine del giorno Grandi, passato alla storia come ordine del giorno Grandi, in realtà fu scritto da Grandi e da Bottai, e solo Grandi, Bottai e Ciano erano consapevoli di cosa stavano facendo quando presentarono quel giorno quell'ordine del giorno, cioè stavano per provocare la caduta del regime, perché la cosa, anche questa che non si dice, non si studia abbastanza, è che il regime cadde per volontà dei suoi gerarchi. Poi il re ha approfittato della situazione, fra l'altro in quel modo disastroso, nominando Badoglio, facendo l'armistizio in quel modo, scappando subito dopo. Bottai ha anche un'altra caratteristica che a me sorprende e commuove anche. Dopo il 25 luglio viene condannato a morte, non una ma due volte, dai fascisti e degli antifascisti. Come quasi tutti, si nasconde in un convento, ma mentre tutti gli altri Grandi, eccetera, riescono, grazie al Vaticano, a fuggire all'estero,
e a mettersi al sicuro in Brasile, in Argentina, in Spagna, e magari ad arricchirsi in quelle terre come fece Grandi, Bottai che fa? Per espiare la colpa di non essersi appunto opposto con abbastanza vigore alla degenerazione del fascismo, lui si arruola nella legione straniera, ha quasi 60 anni, era stato generale della milizia, inarruolato come legionario semplice, potete immaginare, è mandato a lottare contro i tedeschi, perché lui lo chiede, lui non vuole lottare contro gli italiani, del nord o del sud che siano, ma vuole lottare contro i tedeschi e fa la guerra contro i tedeschi e la fa bene, tant'è che viene promosso sergente. A un certo punto gli capita anche questa cosa incredibile, che De Gaulle lo passa in rassegna insieme al suo reparto e, senza sapere chi sia, gli stringe la mano. Questa è la conclusione di quest'uomo, che poi è morto giovanissimo, anche per aver avuto poi quel trauma durante la guerra, che 4 anni di legione straniera a 60 anni non devono essere proprio il meglio che ci sia. E questo è l'altro aspetto della mostra che potete vedere di sopra e che, caro sindaco, è bellissima. Ti ho ringraziato e lodato già da prima. Grazie.